fatto tutte e due teatro e cinema, giusto? Certo, okay. Più o meno, mi ricordo quando ti hanno tagliato la testa, giusto? Sì, è possibile. Col marchese del Grillo. Sì. Va bene, sono un attimo emozionata perché siete due. Siete due mostri sacri. Sì. Io sono un mostro, sai? È rimasto il mostro che è da quando l'ho conosciuto. Era bambino. Potete anche fare dare un piccolo saggio delle poesie che leggerete stasera? No. Saggi, infatti che non ce l'ho con me, okay. Non le so memoria, per cui non ho il saggio, troppo qui. Sì, possiamo parlare del più e del meno. Posso fare un rutino se vuoi, ma un saggio adesso mentre mangiamo? No. Bene. Va bene, iniziamo. Sì. Ok, faccio la parte che bisogna fare. Ma la parte più bella, la parte iniziale che è la più bella. Questa è da questo momento in poi, sarà una noia mortale. Mica è detto, mi sottovaluti? No, ma non è che sottovaluti, ma sottovaluti lo chiamo noi stessi. È molto più tragica la cosa. No, siamo noi che siamo. Dai, prego. Salve, sono Roberta Placida per Marsica Web. Siamo qui al ristorante Miramonti, che ringraziamo per l'ospitalità, insieme ad Alessandro Haber e Flavio Cucci, due facce conosciute del nostro cinema e anche del nostro teatro. Sono qui perché questa sera faranno uno spettacolo a Pescasseroli. Cioè, se arriviamo vivi, perché i soffiazzi soffiarsi oramai... È vero. Bello della diretta, scusate. Siamo in diretta proprio. No, non siete proprio in diretta, ma insomma. Se intervenite così, devo ricominciare da capo, se no vado. Se poi quando la farete in diretta non saremo più vivi, fate un parla per post te, scritto, un post parla per te. Un epilogo. Segui il dibattito. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Da fastidio il fumo? No, perché non vorrei che magari si tagli. È l'arrosto che manca. No, figura a me però. Assolutamente. Se non devo due tipi di sigarette. Quelle lì e queste American Spirit, buonissimo. Va bene. D'accordo. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, se no non finiamo, più, no? Benissimo. Ci mettono molto a nostro agio questi due attori del nostro cinema e del nostro teatro. Del nostro patrimonio culturale, sì, fatemici arrivare. Allora, dicevo, stasera faranno uno spettacolo tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e a cui abbineranno anche le canzoni tratte dall'album, e sarà l'intero album, dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De André. Canti anche tu? Io non canto, canta lui. Io faccio un pezzo, forse devo provarlo ancora. La Marinella, no? Marinella non è dell'antologia di Spoon River, allora, però. Non le altre non lo so, faccio solo quella. Facciamo fuori. Allora, com'è questa esperienza nel cimentarvi con l'antologia di Spoon River? Un libro un po' particolare perché è ambientato in un cimitero. Haber. Che ti vuol dire? Lui è di casa praticamente. Vieni, che è la diretta, vieni, non ti preoccupare. Sì. Aspettiamo. Cosa devo dire? È una lettura, sì. Come tante. Ne ho fatta una di Pascoli, ne ho fatta una su Bukowski l'altro giorno. Un'altra, un romanzo di... Il ritorno di Luisa Itaca, per cui sono anche abituati a fare queste letture. Ma più che la lettura ci piace il posto, a Pescasseroli. Grazie, Saremo a Pescasseroli. Sì. Io non l'ho mai vista a Pescasseroli, per cui mi sono molto contento. Sì, grazie al mondo, ma sono a Pescasseroli. Poi sono stato da queste parti, in tanti posti, anche sì. Qua si è andato a fare quest'estate, no? Ho fatto una cosa con Alessio Bonomi, per cui mi piace l'idea di più che. Il gioco della poesia, voglio dire, che un po' ci appartiene, insomma. E mi piace l'idea di stare in un posto, trovare il cibo del luogo. L'idea di esistere. Ma no, ma poi, che poi, non è stare, male, poi la verità è tutto questo. È il piacere di stare con Flavio, perché noi siamo amici da tanti anni. Questo cambiava di molto la situazione, credi? Ci conosciamo da più di non 40 tutto tempo a nostro favore. Abbiamo fatto. Scusa, quel piatto e basta si raffredda, dammi un po'. Tanto se mangia. Abbiamo fatto il Ligabue, lui siamo un Ligabue straordinario. No, vabbè, lui anche. Ma io faccio una piccola parte, però bene. Insomma, perché siamo amici, per cui l'idea di trovarlo. Sì. Per me è
più importante è questo che tutta la poesia, sì, sì, no, sì. Che Pescasero ricordè, che lui, l'amicizia è fondamentale, certo. Più forte dell'amicizia che tutto il resto. Oh, questi personaggi di Spoon River, adesso sì, mi devi sì. stare a sentire prima di mangiare. Io mangio, sento. Questa amicizia di cui parla Alessandro, non l'hanno vissuta molto, che cosa mi dici? Non l'hanno vissuta molto. I personaggi di Spoon River che tu stasera rappresenterai in qualche maniera. Ah sì, io faccio Spoon River. No? Non lo so. E allora? Questo è il bello della diciamo, diretta. E che autobiotragica, cara, mi sono macchiato. È autobiotragica? Autobiotragica o neologismo? No, no, autobiotragica. Cioè il fatto stesso di essere arrivato a una certa abbastanza giovane e stare ancora qui con Abere è il massimo. Cioè, chi me l'Abere si è mai detto? Come capisci non parlare in quello di dicono che io non c'è in italiano. C'è. Io mi sono dato il tovagliolo. In un'intervista c'è un tovagliolo. Mai più nella vita. Infatti adesso stoganiamo tutto, ok. Dammi un tovagliolo, c'è un tovagliolo. Un tovagliolo mio? Eccolo qua. Dammelo, grazie. Prego, Flavio. Cazzo. È caduta una stella. Si è fatta pure male. Cazzi sua. Esprimiamo un desiderio se è caduta una stella, no? Sono viste uno, uno. Amore. Ma ci sono viste le stelle? Le stelle sono per dare. Adesso la fine non si trova mai, perché tu un'altra volta tovagliolo. Questa tagliamo, tagliamo. Questa la tagliamo. Al pip. Mettiamo un, sì, il nostro regista qua ci metterà un bip perché. Sì, un bel bip. Accidentacci. Salve, allora. Ecco. Ho provato. Per din di rindina. Salve, allora facciamo così, allora. Di che cosa mi vuoi parlare? Che cosa del mi vuoi del dire? Meno. Del più e del meno, meglio il più che il meno, no? Sì, sì. Ok. Allora nel tuo più che c'è? La vita. Non c'è nulla di più della vita. Mi sono una volta toglio. Mi hai dato un cazzo di toglio la porca puttana. Anche quello che stava sulla. Un altro bip. No, prendilo. Accidentaccio. Con Forbacco, Cordinci Bacco. Eccolo qua. Ah! Oh. Allora dimmi. No, dicevamo. Seguiti qual è il tuo. Qual è il tuo più? Il tuo più? Il tuo più, la vita. Dici. Esistere, ti vale poco? No. Sopravvivere nonostante tutto. C'è che se ne dica. E la tua carriera d'attore rappresenta un più della vita. No, no. Ho mangiato il tuo pane per tanti anni, per piacere, insomma. Ancora adesso di farlo, per gli amici, insomma, la conoscenza, le prede errante. Tutte cose che non dura, no? Questo la bocca fai? È pieno di. Ma tutti i cazzi tuoi? Televisione magari. Ah, non bene? Guarda. Alessandro, meglio il cinema o il teatro? Ah, meglio il teatro, perché il teatro sommato, quando fai teatro sei proprietario di quello che fai. Il cinema dipende molto da un regista che fa il buono e cattivo tempo, nel senso che non hai mai un controllo diretto di quello che sta succedendo. Mentre in teatro hai le prove, hai 40 giorni di prove per cui puoi controllare tutto, puoi verificare, tornarti sopra, ripensarci, entrare in crisi, riprendere. Il cinema, no, sono due mondi diverse l'uno dall'altro, però, dove però serve un contributo dell'attore. Però ecco, se dovessi scegliere, portare dall'attore qualcuno, cioè anche se vado tantissimo cinema, ma tantissimo teatro, non ho mai saltato una stagione in vita mia, per cui sceglierei sicuramente il teatro. Qui non puoi blefare. Ecco, appunto il blef. Il teatro è la maschera. Quanto c'è di Alessandro Haber nei personaggi che interpreti? C'è sempre qualcosa di te. Prima scavi dentro di te e poi porti il personaggio a metà strada, non trovi niente, non trovi qualcosa. Non trovi niente, non trovi certo, però insomma sono le tue esperienze, la tua vita, il tuo percorso che poi mette a servizio del personaggio. Devo fare un omosessuale, tiro fuori la mia omosessualità. Ce l'ha tutta, eh? E ce l'ha tutta, se non per dire, dico per dire. Sì, no, so per dire. Il mio cinismo, non sono degli arti, è così, ma sono dei colori che tu prendi poi, volta per volta. Flavio, il personaggio più difficile che hai interpretato? Di un pazzo di gioco.
Ripeti, scusa. Il diario di un pazzo di Gogol. Perché era, perché c'era un pazzo di mezzo? Perché era un monologo di rigore, insomma, problematico. Sempre tre volte, come dicevo. In tre versioni, in tre anni diversi, in tre volte, una bellissima. Guarda come il diario è stato una lezione. Dei punti del mio lavoro, insomma, quella tettina, gli amori, tu dire ovviamente. Cosa consigliereste? Noi abbiamo da noi diversi ragazzi, giovani che cominciano a portare. Sembra il mestiere, la Fiat. No? Scherzi a parte? Che mondo è questo? È un mondo di fantasia, come se ce l'hai, non ce l'hai, ma di là di tutto, non lo so. Banalizzano neanche tanto, insomma, voglio dire, no. La fantasia è l'unica parte dell'essere umano ingestibile, proprio perché è la mondo fantastica, no? Poi dopo ci sono i governi, le società, eccetera, eccetera, insomma il mondo va avanti anche senza di noi, però il fatto della fantasia, perché fatto ognuno di noi, dove si vuole, eccetera, è l'unico viaggio possibile ancora dall'essere umano, di qualunque società sia, che adesso banalizza, insomma, cioè, tu hai avuto quel secolo dello schiavismo in America, no? L'America è stata fondata dai negri sostanzialmente, poi dopo secoli e secoli è prima di tenere la casa bianca, eccetera, insomma, lui, c'è la sociologia comunque, no? Io sono sbagliato, quello di dare opinioni o meno, eccetera, ma questo è quanto, insomma, e forse l'essere umano l'unica cosa che non puoi togliere comunque sia era il mondo della fantasia, è il gioco, no? È fantastico, che ognuno di noi ha, qualunque si vive, eccetera. Tornando invece al discorso il rapporto tra cinema e teatro, no? E la difficoltà tua come attore di teatro quando ti trovi a dover sottostare parla, ai dettami. Perché? La fatica di per sottostare cosa? E voglio dire, nell'attore l'attore di teatro ha sicuramente un minimo in più di libertà, me l'hai detto anche prima, no? Rispetto invece a un regista, insomma, qual è stato il film più difficile che tu hai interpretato? Ma come è tutto difficile, tutto non è difficile, se poi c'è la passione e il talento, qualcuno ci ha regalato il talento, è quello già un miracolo, poi c'è la passione, mettersi in gioco continuamente, di stupirsi delle cose, non cercare delle strade facili, cercare sempre, no, stupirsi di quello che succede, insomma, è così, non è tutto difficile, ma tutto non lo è. Noi siamo fortunati, facciamo un mestiere che ci piace, ci pagano pure, ci gratificano con i complimenti, con le persone che incontriamo per strada, però non possiamo raccontarti la nostra vita. Che, no, non ti ho chiesto la tua vita. Ma già il fatto che è nato sono cazzi, Scusate, voglio bene a tutte le persone, però le domande a quest'ora d'estate, Ferragosto, terrificanti. Lo prendo come un complimento, comunque. Complimento, lo prendo come un complimento. Va bene, allora a questo punto vi lascio mangiare, così. Però ci mancherai molto. Sì, è vero, è vero. Buonasera. Ciao.